Bene, cari allievi, rieccoci. È un rieccoci per la terza volta per me, nel senso che il video che sto rifacendo adesso l'avevo già girato, anzi, l'avevo già fatto, ma purtroppo non mi era accorto che non si era attivata l'icona di registrazione. Quindi, con mia somma gioia, ripeto quanto avevo fatto completamente da capo. Il lavoro di per sé sarebbe già stato realizzato, ma dovrò farvelo rivedere. Allora, visto che comunque le cose le ho già fatte, quantomeno vi faccio vedere il risultato a cui vorrei arrivare. Quello a cui voglio arrivare, adesso io vi ho aperto, aspettiamo che finisca il treno di suonare come un disperato. È il giorno degli inconvenienti, a quanto pare. Vorrei arrivare a farvi fare una scatoletta, una scatoletta appunto con per fiammiferi in questa maniera qui. Ok, adesso l'ho aperto direttamente dal programma che poi vi spiegherò. E adesso io mi armo di pazienza e vi faccio rivedere quello che dovremmo andare a fare. Allora, adesso ci metteremo a disegnare un tracciato di Illustrator utilizzando un tracciato di Illustrator che useremo poi per fare una fustella. Allora, parlando, questa esecuzione riguarda esclusivamente quelli di quarta, nel senso che l'attesa è che quelli di quarta comincino a lavorare già a un certo livello. Per adesso quelli di seconda, che hanno bisogno di imparare a utilizzare Illustrator, possono cominciare a fare le scatole utilizzando lo strumento scatola base, perché si devono concentrare un po' di più sulla conoscenza degli elementi degli strumenti di Illustrator, mentre quelli di quarta l'attesa è che, insomma, su certe cose non c'è molto da discutere, quindi lavoriamo un po' di più su alcuni elementi di precisione. Va da sé che vi farò utilizzare Illustrator in una maniera abbastanza tecnica, nel senso che è richiesto un certo livello di precisione. Probabilmente vi metterò in difficoltà, ma le difficoltà fanno parte della vita, quindi ce ne faremo una ragione. Parlando appunto di vita, nella vita bisogna farsi furbi. Allora, partendo dal presupposto che la situazione ideale sarebbe disegnarlo al CAD, o con ArtioSCAD o con un CAD che è analogo, noi il CAD in questo momento non siamo in grado di usarlo, insomma ci sono una serie di ragioni che ci impedirebbero, conviene quindi farci furbi. Cosa vuol dire farci furbi? Vuol dire, per esempio, insomma, se non ho particolari possibilità di studiarmi una fustella per conto mio, cercare di andarla a recuperare in un'altra maniera. In questo momento io vi faccio fare una fustella una scatola per fiammiferi vera e propria. Non ha senso che vi faccia fare una scatola che solitamente per i fiammiferi non viene utilizzata. Per aiutarmi, mi sono andato a scoprire questo sito che è molto comodo perché ci fa vedere come impostare una fustella per vari tipi di prodotti di scatole, tanto per intenderci. Allora, guardando la scatola per fiammiferi, c'è proprio la vera e propria terminologia, scatola per fiammiferi, anzi scatola da fiammifero, se non sbaglio, scatola a fiammifero addirittura, e vediamo che lui crea già una simulazione. Io qua ho già impostato le misure, lui dà varie possibilità, ovviamente posso anche andare a selezionare del materiale. Per adesso lascio questo qui indicativamente e posso andargli a impostare dimensioni, come vi ho detto, sono dimensioni comunque sia, pur parlando di fiammiferi, che io ho dato abbastanza importanti, ok? Lui in automatico mi va a generare questa scatola e addirittura la fustella. Ovviamente questo sito non è un sito che gratuitamente ti fa le scatole, è un sito pensato per produzione, ok? Quindi infatti vedete che lui ha registrato la fustella che ha generato, perché dice no, non voglio che tu la riutilizzi. Giusto che sia così, ma noi nella legalità cosa facciamo? Con un bel fotocopiatore
fotografia da schermo, andiamo a recuperare il disegno. Ok? Perché io adesso questo qui lo uso come traccia per andare a ridisegnarmi la fustella. Ok? Loro invece mi farebbe piacere che, appunto, fatta questa operazione, andassimo al carrello e addirittura andassimo a dire adesso di questa fustella che mi sono generato. Andiamo a stamparne 20-30 mila copie, non è questo il nostro intento, ok? Però viene molto comodo per capire come impostare un lavoro. Allora, questo tipo di fustella è fatta in questa maniera qua, giusto per intenderci, andiamo a vedere come si piega. Questo è un video, andiamo a vedere, ecco, vedete come funziona il vassoio della scatola per fiammiferi. Vedete che crea queste specie di, cioè queste alette che servono a fare questa operazione qua. È praticamente una scatola automontante, ok? Non so se addirittura si possa fare a meno della colla, addirittura. Blocchiamolo qui. Quindi serve proprio a fare questa operazione qua. Allora, il motivo per cui una scatola da fiammifero è così complessa, nel senso che per sé per fare un vassoietto basterebbe molto meno, fare degli elementi molto più semplici. Probabilmente la motivazione è che magari c'è bisogno di un livello di isolamento in più per i fiammiferi. Questa è la mia ipotesi, che non prendono per esempio umidità, tanto per dirne una, e quelle alette servono, hanno proprio un ruolo isolante. Quindi dovremmo fare questa scatola in questo modo, visto che facciamo la scatola dei fiammiferi, vediamo di farla come si deve. Se non la si vuole fare come si deve, mi viene a dire facciamo direttamente la scatola base, perché tanto non è una scatola corrispondente alla realtà. Se invece vogliamo fare le cose come si deve, deve essere una scatola di quel tipo. Quindi, io adesso cosa faccio? Vado in Illustrator, che mi ricorderà ancora una volta che questo lavoro l'avevo già fatto. Guardate qui, avevo già fatto tutti i disegni, ho un nervoso addosso che lo vedo. Però andiamo avanti. Cosa facciamo prima di tutto? Facciamo un bel file nuovo e generiamo un documento A3 che mi va benissimo. Lo volevo studio, per adesso lo chiudiamo, tanto lo apriremo dopo. Chiudiamo anche la finestra di finitura, così stiamo un po' più puliti. E il documento lo preferisco avere però in orizzontale, quindi lo mettiamo in orizzontale. Voilà. E che cosa facciamo? Io adesso quello scatto che ho fatto da internet lo vado a importare come immagine, quindi faccio un file, inserisci, andiamo sulla scrivania, recuperiamo lo scatto che ho fatto dallo schermo e voilà. Lo mettiamo più o meno al centro, non ha molto senso cercare di andare a centrare perfettamente. Allora, io questo documento qui adesso lo userò per fare le mie operazioni di ricalco, usando alcuni strumenti di Illustrator molto elementari, che però se usati con una certa precisione, insomma, mi permettono di lavorare appunto con una certa precisione. Una volta io avrei dovuto proprio utilizzare le asse XY per lavorare a questo livello. Adesso, grazie all'attivazione delle guide sensibili, tutte queste cosine qua, riesco a lavorare veramente con una certa comodità. Quindi ringraziate le guide sensibili, rendete sempre grazie alle guide sensibili, che in questo caso ci vengono, sono uno strumento di un certo tipo di aiuto. Allora, questo livello lo chiamiamo originale. Ok? Ora, questo disegno qua io adesso lo seleziono e attivo la finestra di trasparenza e gli do un 50% di opacità. Ok? E vedremo poi perché. Io adesso questo livello lo vado a bloccare e vado a crearmi subito un nuovo livello che potrei chiamare taglio. Se mi vedete andare in fretta, perché ormai queste operazioni le so a memoria, visto che ve l'ho già fatto. Tra l'altro, l'avevo fatto, è la terza volta che l'ho fatto, perché l'ho fatto una prima volta per fare le prove per conto mio, la seconda volta per fare il tutorial e la terza volta per rifare il tutorial. Quindi eccoci qua. Allora, io adesso devo andarmi a creare da Illustrator
la base del mio, della mia fustella, che so che è larga 50 mm e alta 100. Voilà, ok? Ora, su questa base qua, io adesso vado a modificare le dimensioni del disegno originale, perché il disegno originale, essendo uno scatto fotografico, è ovvio che non ha mantenuto le proporzioni, perché ho bisogno che mantenga quel livello di proporzione. Quindi andiamo a sistemarci come si deve. Andiamo a sistemare per bene le dimensioni. In maniera tale che poi quello che vado a disegnare sopra sia attendibile, tanto per intendere. E potrebbe andare bene così. Il fatto che l'abbia messo in trasparenza, questo mi permette di andare avanti col disegno senza dover tutte le volte fare nascondi e visualizza, nascondi e visualizza. L'altro modo era metterlo sotto, ma io preferisco così perché insomma, mi permette di vedere meglio le cose, a mio parere, cioè riesco a tenere sempre qualche riferimento in più. Comunque, è questione di scelta. Ora, prima di andare avanti, io farei così: i tracciati su cui vado a lavorare sono dei tracciati trasparenti. Uno poteva anche scegliere di far colorarli pieni. Io scelgo di lasciare il tracciato. Sul tracciato, bisogna avere però questo accorgimento. Adesso lo faccio bello grosso perché si veda bene quello che vado a fare. È bene che il tracciato non crei ingombro come qua, ma che sia interno alla forma che ho creato. Così che io vedo che c'è un tracciato, quindi mi aiuta a tenere i riferimenti, ma non crea un ingombro, perché a volte, appunto, con l'attivazione delle guide sensibili, questo potrebbe crearmi qualche problema. Adesso non mi serve più un tracciato così grosso, lo tengo a 0,25 così vedo meglio anche il sotto del mio disegno e procedo. Come procedo? Io proprio questo rettangolo lo uso come riferimento per generare tutto il resto. Cosa vuol dire? Io parto, per esempio, disegno, vado a duplicare il mio lavoro, ripiccioliamo così riusciamo a lavorare meglio, e sfruttando le guide sensibili lui va a incollarmi, vedete già il mio lavoro nella posizione giusta. Adesso per importarlo a dimensione non vado a modificarlo a manoni, ma usando la testa cosa faccio? Vado a bloccare il punto di ancoraggio qua, ingrandiamo così vedete meglio, vado a bloccare qui il punto di ancoraggio che non deve essere al centro, sto giro deve essere qui, perché questo punto qua deve rimanere fisso e in altezza invece che dargli 100 a memoria l'altezza qui dovrebbe essere più o meno 20, potrebbe essere che sia qualcosa di più o qualcosa di meno, no, è precisamente 20. Molto bene. Intanto che ci siamo, visto che siamo già qui, facciamo la stessa cosa partendo ovviamente da questo. Questo è leggermente più basso e c'è un motivo, sono le abbondanze e gli scarti che si creano tra il cartone, perché vi ricordo che già da qui lui mi battezzava un certo tipo di materiale, quindi lui si è calcolato quegli scarti che si creano piegando il materiale, ok? Quindi lui probabilmente si sta già calcolando questi elementi e mi sta dicendo: guarda che questa aletta qua che andrà ripiegata all'interno deve essere un po' più piccola, se no non riesci a gestirtela, deve essere un po' più piccola, un po' più stretta, ok? Quindi in altezza questa non sarà più, larghezza, scusate, non sarà più 50, ma sarà più probabilmente un 49, ok? E in altezza sarà probabilmente un 19, ok? Forse anche un 19 e mezzo, è un 19 e mezzo.
19,25, diciamo così, giusto per avere misure un po' più pignoline. Ed è fatto il secondo passaggio. Il prossimo passaggio, andiamo qua, e anche qui dobbiamo ridimensionarlo, quindi andiamo a vedere un po', dovrebbe essere più o meno, potrebbe essere un 12, grosso modo. 12 no, facciamo 13. Sì, la sua misura giusta è il 13. Ok? Ora, visto che ci siamo, andiamo subito. No, dobbiamo aspettare un attimo per fare queste modifiche, quindi ce lo teniamo alla fine. Aspetto a creare anche questa parte qui, perché quando avrò sistemato questa, la duplico e la porto qui. Ora andiamo a lavorare su questa zona qua, che è una zona abbastanza, no, non complessa, diciamo che ha delle particolarità su cui chiedere, che chiede che uno ci ragioni un attimo. Allora, per creare questa faccia qua, come prima, andiamo a duplicare in questo modo qua, usando le guide sensibili. La larghezza è ovviamente anche qui 20, quindi basta intervenire in questa maniera qua. E andiamo a crearci subito anche la lettera successiva, che è questa. Ok? Andiamo a farla come si deve, non ho usato la guida sensibile. Eccola qui. Allora, andiamo adesso a modificare in maniera tale che le dimensioni risultino le seguenti. Andiamo a modificarla, quindi direi che teniamo fissa questa posizione qui, giusto? Quindi in altezza sarà un 16 più o meno, 17. Ok, altezza, proviamo 80, 79 facciamo. Ok, questa è un'altra misura che vado a creare. Quindi ci rimane da creare questa zona qua. Prima di andarla a creare, però, per essere sicuri di essere precisi, andiamo a lavorare a crearci questi archetti. Per crearli, molto semplicemente, sfruttando le guide sensibili, quindi vedete che c'è tutto l'aggancio puntativo, vado a crearmi un cerchio che parta come origine qua, tengo premuto il tasto Alt e Shift e vado a farmi il mio cerchio. Mi ricordo a memoria che era 36, la misura precisa, ricordandomi però di lavorare sul centro. 36 e dovremmo essere già a un certo livello di precisione. Questa parte qui non la vado a creare per adesso, vado a lavorare direttamente qui in maniera tale che abbia già tutti i riferimenti che mi servono. Ci siamo? Ci siete perché tanto sto registrando, quindi non potete altro che annuire. Quindi siamo già andati a creare queste parti, adesso quello che mi rimane è andare a creare questa zona qua. Per farlo, a mio parere, il modo più semplice è questo. Guardate un po', prendo sempre lo stesso rettangolo, lo duplico e usando le guide sensibili lui si va ad agganciare all'estremità del cerchio. Ok? Adesso questa parte qui la vado ad abbassare. Posso abbassarla qua a mano, andando a occhio oppure andando con le misure. Io preferisco sempre usare questa opzione qua. Quindi vado a diminuirlo, probabilmente sarà tipo un 10, anche meno, sarà un 6. Eccolo lì, beccato in pieno. Quindi c'è uno scarto di 6 mm e vedete che si è già creata questa zona qua. Adesso, per arrivare a qua, guardate cosa faccio. Tengo premuto Shift e sposto il vertice in questa maniera qua. E voilà. E abbiamo il nostro disegno già. Adesso, per pulirlo, cosa faccio? Seleziono questo elemento qui. Seleziono il rettangolone sotto, perché devo eliminare queste parti qua, e vado a scegliere l'opzione da elaborazione tracciati. Scomponi, poi faccio oggetto, separa e vado a eliminare quello che non mi interessa, vale a dire questo e vale a dire questo. Adesso, cosa devo mantenere? Questo
e questo devono diventare un unico elemento, quindi li unisco. Questo e questo devono diventare un unico elemento e li unisco. Qui c'è il cordone, qui c'è il taglio e abbiamo già il nostro disegno. Quindi posso già copiarli questi elementi, li ruoto e li porto dall'altra parte. Forse mi conviene copiarne un pezzo alla volta, facciamo così, perché sennò si attivano troppe guide sensibili e faccio fatica poi a gestirle. Così. E questi li copio a parte, così. Proviamo a copiarne un pezzo alla volta, non evitare. Là, uno. Due. Ok? E siamo già a buon punto del nostro lavoro. Adesso, per la fustella, questa fustella qui almeno, mi rimane da andare a sistemare questa parte qua. Perché vedete che qui c'è uno scarto che devo andare a colmare. Perché ho aspettato a farlo? Perché avevo bisogno dell'intersezione dei cerchi. Ora, per sistemarlo cosa devo fare? Semplicemente vado a selezionare qui, vedete che c'è come dire, una guida sensibile che mi impedisce a lavorare direttamente. Allora faccio in questa maniera qua, io vado a creare un punto completamente fuori dalla portata dell'intersezione e lo vado a spostare a manoni con Shift qua. A questo punto ho questa zona qua che vado a fare combaciare con la linguetta. Stessa cosa devo fare dall'altra parte, quindi aggiungo un punto, lo sposto e l'altro lo vado a spostare qua. E anche questo è messo a posto. Ci rimane da disegnare questa linguetta che questa sì, posso permettermi di disegnarla a mano anche perché ho già tanti riferimenti da sfruttare, quindi non devo far altro che lavorare in questa maniera qua. Perché la precisione mi è data dalle guide sensibili che ho creato prima. L'altra ovviamente la vado a duplicare in questa maniera, trasforma, riflessione, anteprima e la copio. E la vado a spostare qui. Ok. Ora non mi rimane che duplicare la mia fustella e andarla a ruotare di 180 gradi e spostarla dove interessa a me, vale a dire qui. Ok? E ci siamo. Rimane da mettere questi cordoni qua. Per farlo, lo faccio in una maniera molto semplice, avendo le guide sensibili, parto da qui, tengo premuto Shift per tenere l'inclinazione di 45 gradi e lui automaticamente va a posizionarsi dove voglio io. Qui è successo qualcosa, non so cosa perché qui il duplicato c'è, no, semplicemente questo a posto, questo a posto, questo a posto, devo aver involontariamente creato un duplicato, niente di che. Torniamo qua, finiamo il disegno, eccolo qui. E ce l'abbiamo fatta. Il disegno è pronto. Se dovessi lavorare un po' alla maniera classica, diciamo così,
potrei essere, dire di essere già pronto, ma io adesso devo riportare il mio disegno all'interno della simulazione, quindi devo muovermi di conseguenza. Allora, per fare questo c'è uno strumento che si chiama, che appunto è quell'opzione alternativa al piegare un file di ArcGIS CAD e alternativa a utilizzare una scatola base, che è appunto finestra. Esco, ingrandiamo per farvelo vedere meglio. Mostra finestra piega e si apre questa finestra qua. Questa finestra qua mi permette di battezzare alcuni tracciati come taglio e alcuni tracciati come cordone, con delle attenzioni però, e adesso vediamo quali. Caso vuole che il mio tracciato di taglio in questa fustella è tutto esterno, quindi su questo sono abbastanza avvantaggiato. Per creare il tracciato esterno, mi conviene muovermi in questa maniera. Allora, faccio un nuovo livello che chiamo cordone. Ok? Questa per cordonatura, non per fune. Che metto sotto? Io in questo momento ho un livello taglio sopra col mio disegno e un livello sotto che si chiama cordone. La grafica che ho creato, la fustella che ho creato, la copio e la incollo nella stessa posizione anche a livello sotto. Quindi ne ho due. Blocco il livello cordone e adesso lavoro solo sul livello di taglio, il quale non devo far altro che andare qui. Adesso nascondo il livello sotto di cordone per far vedere cosa è successo, cosa succede, e gli vado a chiedere di unire tutti gli elementi tra loro da elaborazione tracciati, in maniera tale che diventi a così fatto. Qui vedo che c'è qualche problema legato forse a qualche mia imprecisione, nel senso che ho visto, non è, avete visto che qui sono rimasti tracciati separati, quindi potrebbe essere che ci sia qualche imprecisione mia. Ok? Allora, per ovviare al problema, si potrebbe fare in questo modo: per aggiungere un rettangolo qua che si va a unificare su tutto, seleziono tutto, faccio elaborazione tracciati unifica, qui addirittura proprio, ma guarda un po'. Proviamo a fare così. Sono problemi abbastanza banali, però. Olè. Allora, qua c'è qualche problemino di imprecisione mia, ma che lo risolviamo anche abbastanza in fretta in realtà, nel senso che come mai? Allora, rifacciamo. Solitamente funziona abbastanza bene l'operazione, ma stavolta non so perché non ha funzionato. Proviamo a... Tra l'altro, nulla. Qui sì e lì no. Come mai? Proviamo a... Sistemarlo come si deve, vediamo e proviamo. Chissà come mai. Oh, vado a capire.
C'è qualcosa qua che non gli piace. Andiamo un po' a vedere. Se è semplicemente un problema di, come dire, di difetto di tracciato. Probabilmente disegnando non sono stato particolarmente preciso questa volta, sarà la noia di dover disegnare la roba per 8 volte consecutive, e allora niente di grave, c'era da fare questa pulizia. Eccolo qua. Questo è il nostro tracciato di taglio esterno. Ok? Quindi questo è il nostro tracciato di taglio esterno su cui poi andremo a impostare il nostro taglio. Va bene? Possiamo già andarlo a indicare come tracciato di taglio, semplicemente andando a selezionare il pulsante e lui già lo individua come un tracciato di taglio. A questo punto possiamo bloccare questo livello e andare a lavorare invece sul tracciato di cordone. Allora, io adesso volutamente faccio un errore. Qual è l'errore? Seleziono tutto il tracciato e gli assegno il cordone. Ho bloccato ovviamente il livello di taglio. Uno potrebbe dire: è a posto così. In realtà, lui mi dà un'analitica, mi dà la possibilità di analizzare il risultato del mio lavoro e dicendogli controlla, lui mi dice: linee doppie, sono state trovate delle linee doppie, ripulire automaticamente. Allora, la pulizia automatica è un'opzione che va utilizzata con parsimonia. Se io lo vado a fare adesso, rischio di fare un gran casino, probabilmente, perché non è solo un problema di linee doppie, che qui ho fatto un macello. Allora, io gli dico no. Lui allora si limita a indicarmi dove vede delle difettosità, cioè ovunque in questo momento. Perché dove io ho messo i cordoni e ho messo i tagli, ho bisogno che ci siano un solo tracciato pulito. Ok? Poi ti farebbe vedere anche altri difetti che dopo magari trovo il modo di farvi visualizzare. Quindi devo sistemare un po' il mio lavoro. Ok? Allora, per sistemarlo, posso anche nascondere il mio tracciato di taglio e lavorare solo su questo. Perché? Ci sono elementi che non mi servono, per esempio la linguetta esterna non mi serve. Tutte le linguette esterne non mi servono perché sono i tracciati di taglio. Ok? Quindi tutte queste, le linguette più esterne non mi servono e le posso eliminare. Ok? Anche le alette circolari non mi servono. Ci siamo? Tutti questi elementi qua erano superflui. È superfluo anche la scatola interna, cioè la base, perché tutti i cordoni sono già simulati dalle linguette che girano intorno, quindi sono di troppo. Infatti, vedete che non è sparito nulla perché c'era già l'elemento prima. E già qua, se vado a fare un'analitica, gli dico ricontrolla, no, non le correggere, già vede molti meno difetti lui. Ok? Perché appunto nota che un po' di situazioni si sono sistemate. Qui vedo che mi ha simpaticamente, scusate, sì. Non so perché mi aveva eliminato. Sì. Ecco, adesso ho scoperto cos'era successo prima. Per errore avevo spostato. Ecco cos'era successo. Per quello non riuscivo a unirne, c'era un tracciato che mancava. No. Ok, qui i difetti li vede solamente qui e qui. In realtà ce ne sono altri di difetti, perché in questo momento
ci sono delle zone del tracciato in cui si sovrappone il tracciato di taglio con quello di cordone e anche questo non va bene, dovremmo andarlo a sistemare. Torniamo a noi. Allora, cosa devo eliminare adesso? Io adesso devo eliminare qui un doppio tracciato. Per eliminarlo posso fare in questa maniera qua. Io ho bisogno di eliminare anche questa parte di tracciato perché di per sé sarebbe già un tracciato di taglio, come vedete. Quindi posso eliminare questa parte qua. Quindi cerco di andare a selezionare il punto e lo elimino. C'è il punto dall'altra parte qua. Lo andiamo a eliminare così. Stessa cosa sotto. Quindi andiamo qua. Eccoci qui. Rimane da eliminare questa parte qui perché anche quella è di troppo. Ma devo eliminare solamente questa parte qui e non questo. Questo è un cordone che mi serve, questo è un cordone che mi serve, qui invece è un tracciato di taglio e quindi devo eliminarlo. Anche qui. Anche qui. Olè. Dovremmo aver finito. Se io adesso riseleziono tutto e gli chiedo di fare un controllo, vedete che lui mi dice, guarda, il tuo tracciato di cordone è pulito. Anche il tracciato di taglio è pulito, ma questo, in questo caso giochiamo in casa, nel senso che il tracciato di taglio in questo caso è veramente semplice, nel senso che è tutto esterno, non può che andare bene. Ok? Allora, prima di andare avanti faccio notare una cosa che il programma ti analizza, ti rileva sia doppi tracciati quando ci sono dei difetti ma ti rileva anche altri tipi di difetti, per esempio quando secondo una sua tolleranza i tracciati di cordone non combaciano perfettamente. Proviamo a fare una casistica, per esempio questa. Io adesso vado a mettere un cordone a caso in questa maniera, seleziono tutto e gli faccio controlla. Qui non lo rileva perché probabilmente dice tanto così è già un cordone messo un po' a caso, non mi dovrebbe dar fastidio. Proviamo a creare qualche pasticcio volutamente. Proviamo a fare questa operazione qua. Controlla, no, è comunque contiguo. Proviamo, perché ci tenevo a farvelo vedere, andiamo a vedere qua, o no, andiamo a fare un'operazione, qualcosa che faccia un po' di casino, vediamo un po' a fare questa operazione, sì, su questo è un po' difettoso, ma non è difettoso, è che abbiamo lavorato bene, quindi difficilmente riusciremo a creare delle difettosità. Proviamo, cioè sostanzialmente ci sono anche delle opzioni che fanno vedere quando non combacia perfettamente un cordone con un taglio, queste cose qua. Io adesso ho messo insieme il disegno di taglio con quello di cordone nello stesso livello. Vediamo un po' se riusciamo a creare... una difettosità, no, non riesco a creare difettosità, magari ve le faccio vedere un'altra volta. Comunque lui riesce a rilevare anche dove ci sono dei difetti di, appunto, di imprecisione, diciamo così, ma in questo momento non riesco a farveli vedere perché il disegno è troppo preciso. Comunque andiamo avanti, di per sé lui vi riesce a far vedere anche quando non sono stato abbastanza preciso, ok? E quindi lui non riesce a far combaciare i cordoni tra loro. Ora, con questo disegno qua siamo pronti, e piegarlo sarà un'impresa, adesso ve ne accorgerete, anche perché non abbiamo strumenti particolarmente avanzati da parte di studio per piegarlo, quindi sarà un po' macchinosa l'operazione di piegatura, ok? Ma non ci spaventiamo. Ora,
Questa zona qua, se vi ricordate nel video che vi ho fatto vedere, serviva a far sì che queste alette si piegassero all'interno e creassero praticamente un isolamento. Proprio perché stiamo usando studio, questa cosa qua fa abbastanza fatica a gestirsela, perché appunto questo cordone gestito in questa maniera fa fatica. Su Artioscad sarebbe stato possibile gestirlo, in questo caso qua diventa abbastanza difficoltoso. Allora, per risolvere il problema, basta essere consapevoli del fatto che c'è semplicemente un espediente che tengo io per gestire la parte di design. Converto questi cordoni in taglio, in maniera tale che queste alette vengano tagliate a metà e me le riesco a gestire meglio. A questo punto io sono pronto per piegare con studio. Seleziono tutto il mio lavoro e vado a dirgli piega. Lui comincia ad aprirmi delle opzioni, io seleziono la base di appoggio con il pannello base, quindi vedete che rispetto alla scatola base posso selezionarmi con una certa facilità il punto di appoggio. Qui ci sono delle impostazioni di tolleranze che al momento lascio così come sono e faccio in continua e vado in continua. Qui mi dà la possibilità di selezionare addirittura il materiale, è una palette di materiale molto limitata. Aggiungo che qualora uno importi un file da Artioscad ed Artioscad abbia elaborato un materiale apposito, lui lo va a importare direttamente, quindi c'è una parte abbastanza interessante. Lo spessore del materiale non bisogna andare ad esagerare, nel senso che comunque ricordiamoci che è una simulazione, quindi andarci a complicare la vita con la piega del materiale non ne vale la pena. Rimaniamo però con parametri realistici, 0,5 è un parametro abbastanza attendibile. Andiamo in continua e lui inizia a preparare la sua simulazione. Io adesso mi devo studiare bene come andare a piegare questi elementi, quindi devo essere un po' attento. Allora, prima di tutto cominciamo dagli elementi più semplici, che sono per esempio queste due alette che piego a 180 gradi. Poi andiamo a ingrandire. Il secondo punto di intervento potrebbe essere queste alette qui, anzi andiamo a piegare, arrivo che stiamo un po' ragionando, allora c'è questa parte qua che si va a piegare all'interno e deve coprire queste alette, allora andiamo a intervenire prima di tutto su questi due elementi qui che possiamo mettere a meno 90, così, perché si andranno a piegare qui all'interno. Poi abbiamo poi da sistemare questo, che conviene andarlo a sistemare così, anzi andiamo a sistemare questi, che si andranno a piegare all'indietro. Allora questi qui potremmo dargli un'inclinazione di meno 92, potremmo dargli un 91 come inclinazione, meno 91 potrebbe essere l'ora. Ok? Perché tanto vanno ad attaccarsi lateralmente. Facciamo 92, va? Per sicurezza. E premiamo invio. Quindi sono piegati leggermente più internamente rispetto a 90 gradi. Allora, queste cose qua che sto studiando, queste inclinazioni, questi gradi che sto aggiungendo, servono per studiare l'abbondanza che si crea per gestire la piega, perché in questo momento se no si creano delle sovrapposizioni. Cosa sto cercando di evitare? Un problema che si potrebbe rivelare con la piega virtuale, chiamiamola così, è il fatto che se si creano delle sovrapposizioni tra le alette si crea come un bug a livello di visualizzazione in cui l'aletta spunta magicamente dalla parete della mia scatola ed è un effetto molto sgradevole.
Ok, questo è quello che sto cercando di evitare e quindi sto cercando di studiarmi il più possibile l'inclinazione corretta, quindi un'inclinazione leggermente più interna in maniera tale da creare appunto quello scarto necessario. Questa è una cosa che dovrete fare anche voi. Gli altri elementi che mi conviene piegare fin da subito sono queste parti qua, che invece che a 92 le piego a 91. Quindi leggermente più interne. Vi ricordo che questa parte qui la devo ancora piegare, 91, e anche queste a 91. 91. Così, questa mi era sfuggita, la pieghiamo a parte, 91, così. Ok? Ora andiamo a piegare questa parte qua che piegheremo a 92, pardon, 180, 180, 178, quindi leggermente più aperto, così, in maniera tale che gli elementi ci vadano a finire davanti. Vedete cosa sta succedendo pian pianino? Che le alette non si sovrappongono, ma stanno una davanti all'altra. Questo è quello che sto cercando di fare. Adesso sono, direi, pronto per piegare tutto il resto della scatola, vale a dire questi lati qua, che selezioniamo tutti insieme e pieghiamo a 90 gradi. Lo scriviamo, che facciamo prima magari. Se ho lavorato bene, non dovrebbero spuntare dalle pareti le linguette. Questo era quello che volevo riuscire a fare. Quindi il lavoro è riuscito, sono soddisfatto di quanto fatto, ok? Quindi posso dire salva con nome. Ora andiamo a crearci una cartella nuova. La chiamiamo, andiamo qua sempre, la chiamiamo Flint Beast, che è una nuova cartella. Flint Beast 2, 2, stanno le cose bene. Nuova cartella, Flint Beast 2, la creo, e questa la chiamiamo. È un file hard, non è un file di Illustrator, ricordo, è un file, è praticamente un CAD con l'estrusione tridimensionale già dentro, che chiamiamo vassoio. Ok? Vassoio beast, così sono sicuro di non confonderlo con il lavoro fatto precedentemente. Ora qua mi fa una domanda, che è una domanda trabocchetto, potremmo dire. Vale a dire, lui mi chiede: inserire questo file hard nel documento, non c'è una scelta sbagliata o giusta, dobbiamo considerare questa cosa. Se io gli dico sì, lui mi fa includere il file hard, quindi tutta la simulazione tridimensionale, all'interno del tracciato di Illustrator su cui stavo lavorando. Questo cosa implica? Che metti che abbia sbagliato qualcosa nel disegno e lo debba andare a modificare, beh, quell'originale lì l'ho completamente perso e non posso più modificarlo. Quindi non è quasi mai una cosa conveniente. Conviene sempre generare un documento esterno in maniera tale che il disegno originale lo manteniamo e lo possiamo modificare, metti che abbiamo sbagliato qualcosa. Quindi la risposta è no. Ok? Quindi lui è salvato a parte il lavoro. Ora, per generare un documento apposito per lavorare sulla fustella e metterci la grafica, come devo fare? Il modo più semplice potrebbe essere il seguente. Vado a caricare la finestra di Esco, Studio Designer, Mostra, grandiamo, e gli dico carica scena. E vado a selezionare il mio lavoro. Lui ce l'aveva già di pronto e gli do apri.
Ed ecco lui che mi ha generato il mio lavoro. In questo momento in qualità visualizer, in qualità designer, posso anche andare in qualità visualizer dove lui mi simula già il mio materiale. Correggo, per adesso non me lo simula perché non è collegato a nessun file grafico. Per visualizzarlo devo fare questa operazione qua. Voglio iniziare a modificarlo. E allora faccio così, clicco due volte sopra una facciata su cui voglio intervenire. E lui mi fa la stessa domanda, inserisci nel disegno che hai attivo o ne crei uno nuovo? Io gli dico, creamene uno nuovo. A questo punto lui è pronto per simulare anche i materiali e infatti lui mi fa già vedere il mio materiale e mi ha creato un documento nuovo. Ora, potrebbe essere che se provo a farci della grafica sopra, in questo momento non me lo faccia. Non mi faccio vedere il risultato, potrebbe accadere. Vediamo un po'. No. Probabilmente era un problema che avevo avuto prima, ma probabilmente era un piccolo bug che si era creato. Come vedete, allora, io già da adesso posso far vedere il risultato grafico di quello che faccio. Ok? Questo documento lo salvo e lo chiamo, non so, Vassoio, Beast, chiamo grafica Vassoio, perché qui andrò a fare tutte le mie grafiche. E per adesso questo lavoro lo tengo lì da parte e lo chiudo anche, va. Perché adesso devo creare l'altro elemento, la custodia. La custodia è leggermente diversa. Io sono portato a pensare che abbia le stesse dimensioni di questo, in realtà è un po' più grandina perché deve contenere il mio vassoio. Quindi vado a creare questo elemento, ovviamente qui l'esecuzione è molto più semplice, ci metteremo molto meno. Quindi il vassoio è largo, cominciamo col dargli le dimensioni di prima, quindi largo 100 e alto 50. Lo andiamo a posizionare in maniera tale che ci sia qualche corrispondenza. Perfetto. E vediamo che è leggermente differente a livello di dimensioni, ok? Quindi, ma è giusto che sia così perché deve esserci un po' di gioco per fare scorrere il vassoio al suo interno. Quindi andiamo a modificare le sue dimensioni. Il tracciato deve essere sempre interno, in maniera tale che si veda bene cosa succede, e andiamo a modificare le sue dimensioni. Direi che un 102 potrebbe essere il suo, forse anche un 101, perfetto, e di altezza facciamo 52. Olè. Queste potrebbero essere le sue dimensioni ed è lo stesso lavoro di prima. Quindi adesso andiamo a modificare, a creare un duplicato qui che andiamo a modificare in altezza, proviamo con un 20, ma vedrete che no, in questo caso il 20 è il suo, quindi probabilmente è qui che sarà più grandino. Andiamo a vedere. Sbagliato. Eccolo qui che sarà sicuramente più grande, vedete? Quindi andiamo a modificarlo da qua. Modifichiamo l'altezza, sarà un 21 probabilmente. Perfetto. Andiamo a selezionare tutto che ho qualche dubbio sul fatto che. Andiamo a vedere per bene. No, le dimensioni sono giuste. Facciamo il prossimo duplicato, che è questa parte qua. E anche qui torna, e adesso non ci rimane che andare a fare questa linguetta che andiamo a ottenere in questa maniera qua. Creiamo questo duplicato qua, lo andiamo a modificare in altezza, sarà questo probabilmente tipo un 10, facciamo 11, eccolo qui. E per ottenere questa larghezza qua, io faccio in questa maniera qui.
lo copio e lo incollo, modifico la larghezza in maniera tale che il duplicato vada a finire qui, quindi facciamo che è tipo un 95, perfetto, e vedete che ho trovato la misura perfetta. Vado a spostarlo tenendo premuto Shift e ho il mio disegno. Ora non mi rimane che andare a ottenere i cordoni e i tagli. Per ottenere il taglio, stessa operazione di prima, copio, incollo nella stessa posizione e lo vado a unificare così, in maniera tale che mi sia rimasto solo questo disegno qua. Questo diventa un taglio, ma l'avevo già attivato. E adesso andiamo a intervenire qui, di cui mi avrò bisogno solamente delle parti come dire, esterne. Quindi posso eliminare sicuramente queste parti qua e mi rimangono solamente queste qui. Per eliminare le parti che non mi interessano, quindi i tagli, non devo fare altro che andare ad aggiungere dei punti qui ed eliminarli. Seleziono, creo un punto nuovo e lo elimino. Seleziono, creo un punto nuovo ed 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 elimino. E abbiamo anche i cordoni. Li seleziono, li faccio diventare un cordone. E anche con questo siamo pronti a piegare. Andiamo a piegare, questa è un'operazione molto più semplice rispetto a quella precedente, quindi andiamo a creare la piega. Sono trovate delle linee doppie. Questa volta possiamo dirgli di correggere. Può essere che mi sia dimenticato qualcosa in giro. Sì, sicuramente qua c'è una sovrapposizione, ma in questo caso il lavoro è talmente semplice che vi posso dire di correggerle automaticamente. Andiamo a fare un ulteriore controllo, così stiamo sicuri. Non ci sono più problemi. Andiamo in piega. Punto d'appoggio potrebbe essere uno di questi, lasciamo questi giochi, queste tolleranze che lui ha già preimpostato, diamo il continua, scegliamo lo stesso materiale di prima e lui è pronto per piegare. Qui il gioco è molto semplice, potremmo dire addirittura seleziona tutte le linee e le pieghiamo tutte a 90 gradi. L'unica parte in cui mi tengo un minimo di margine di sicurezza, perché in teoria dovrebbe stare un po' più interna, è questa qui che magari la pieghiamo a 91, giusto per stare un po' sul sicuro. Facciamo anche un 92, giusto per un crepi d'avarizia. Ok? In maniera tale che stiamo un attimo in sicurezza. Ok, magari anche questa qua facciamo che è piegata un po' più larga in maniera tale che ci sia un po' di sicurezza. Vedete qual è il gioco che sto cercando di creare? Ci siamo? Perché è più realistico così, va bene? E non si creano quei problemi che vi ho detto prima. Siamo pronti, salva con nome, stesso discorso di prima. Lo chiamiamo questa volta custodia, salvo, no. Questo documento a questo punto lo posso salvare, lo chiamo fustello originale. Metti che abbia bisogno di fare delle modifiche, ce l'ho sempre lì. Continua, ok. Ora andiamo. Giusto per curiosità, andare ad aprire l'altro documento, quindi l'altro file. Quindi andiamo in Esco, Studio Designer. Scusate, Esco, Studio Designer, mostra studio. Andiamo a caricare la scena, a cui non ho dato un nome, mi sono dimenticato. Ah no, l'ho semplicemente chiamata custodia e andiamo ad aprire. Ecco qua il nostro file.
Ovviamente, come al solito, come prima, se voglio poterla modificare, devo creare, cliccarci sopra due volte, creare un nuovo documento. Allora lui già mi fa vedere l'anteprima. Andiamo a vedere se ci sono difettosità come prima, che erano più che altro dei bug. No, vedete che lui mi riesce a disegnare sopra. Lo salvo quindi, salvo con nome, lo chiamo appunto grafica custodia. Ora, prima di chiudere questo video, c'è un ultimo punto, ma a me dover lavorare separatamente questi due elementi mi sta un po' sulle scatole. Io vorrei vedere il risultato di tutte e due le scatole insieme. Il modo è questo: c'è questo programmino sempre della ESCO che mi permette di assemblare quello che ho fatto e dopo averlo assemblato di reimportarlo su Studio per vedere in tempo reale quello che sto realizzando. Il programma in questione si chiama Toolkit, Studio Toolkit, ok? Che è un programmino 3D che mi permette di fare mi permette di fare una serie di cose. Il suo scopo principale è, primo, intervenire quando voglio creare delle scene, diciamo così, complesse, non fatte di singoli elementi. Primo scopo. E allegato a questo, per esempio, non so, il creare appunto degli imballaggi che tiene insieme più packaging tra loro, vedi le bottiglie, oppure appunto, qua lo vedete già, qualora abbia bisogno di creare delle fustelle di sacchetti. Altri scopi, creare per esempio delle etichette particolari che magari da studio non riesco a creare. Quindi questi sono i suoi scopi principali. Allora, io in questo caso lo uso per fare un assemblaggio. E come lo faccio? Facendo importa, qui c'è ancora attivo la cartella di prima, e vado a importare i due file che ho creato, vassoio bist e custodia. Partiamo da custodia e vediamo che lui me l'ha caricato. Ok? Adesso vado a fare importa di nuovo e vado a importarmi il vassoio. In questo momento li ha messi insieme così, ma nessun problema. Io adesso vado a trasformarlo. Vado a crearmi delle rotazioni. Tenendo premuto Shift, li porto alla stessa inclinazione. E adesso vado a posizionarmi la mia scatola in questa maniera qua. Vado a, per esempio, fare questa operazione. Arrivo, eh? Vado a spostarmelo. Allora, spostiamolo. E ho bisogno ovviamente di andarlo un po' a centrare, quindi facendo leva su questi punti. Vedete che lui ha anche delle guide sensibili che mi permettono di, come dire, andare a creare un certo livello di precisione. Che voglio cercare di creare, che ci sia il giusto gioco, ok? E adesso in altezza lo devo spostare in maniera tale che si crea appunto quel bordino che voi adesso vedete. Ops, ho sbagliato, volevo solo ruotarlo. Quindi vado a vedere bene che si sia creato il giusto gioco, per esempio in questo momento un po' troppo in alto, quindi lo sposto un po' in basso. Magari lo porto un po' più indietro così riesco a vedere meglio. E a ingrandire, che non costa nulla ingrandire. Spostiamoci così. Ecco qua. Direi che il gioco sta funzionando. Vedete che questo potrei spostarlo un po' più in là. Quindi ci spostiamo un po' più in là. Così dove c'è la linguetta c'è un po' più di respiro. Ecco qua, e ci siamo. Allora, rispetto a prima, io potrei già accontentarmi così, ma non essendo uno che sa starsene buono, potrei anche dire, ma ascolta, io vorrei che si visualizzasse la scatola in più fasi. Allora, potrei anche dire di fare questa operazione. Io adesso,
Seleziono tutti e due gli elementi. Probabilmente sono riusciti. Non mi dà la possibilità. Allora, quello che volevo farvi vedere è questa cosa qui. Adesso mi accontento di farne due. Come dire, proviamo a fare così. Allora, io adesso provo a ripetere gli elementi. Io adesso seleziono una delle due scatole e gli dico di duplicarlo attraverso questo strumento qua. Per esempio, gli dico di duplicarlo sull'asse X, anzi, forse meglio l'asse Y, l'asse Z, così, dandogli una distanza, che ne so, di 20 mm. Va bene? E do il fine. Faccio la stessa cosa qua, quindi asse Z, due coppie di 20 mm. Qui qualcosa non ha funzionato, però poco male per adesso, perché quello che volevo farvi vedere è questa roba qua. Io adesso ho fatto due scatole e adesso questa la vado a sistemare un pochettino, perché vedete che si è spostata in maniera un po' anomala. Però quello che voglio fare in realtà non è questo. Volevo far vedere, per esempio, la scatola in due fasi. Quindi una fase chiusa e una fase aperta. Così. Quindi andiamo a sistemare un po' il gioco. Serve. Gioco forse se n'è un po' troppo, potrei dire, a mio avviso. Però ok, così dovrebbe andare bene. Ecco, io per esempio adesso faccio queste due fasi delle scatole, una che si è un po' aperta, l'altra che è chiusa. A questo punto posso salvare, faccio file, salva con nome. E la chiamo, andando a selezionare la cartellina giusta, FinkBeast2, la chiamiamo complessivo. Complessivo, FlintBeast. Salva. A questo punto la parte interessante è questa. Io, nella scena in cui sto lavorando, posso invece di andare a caricare quindi questo è il lavoro su cui sto operando, quindi questa è la fustella esterna, posso invece di andare a caricare la singola custodia, posso andare a caricare direttamente il mio complessivo. Ecco qua. Ora vi faccio notare una cosa che se io non carico entrambe le grafiche, lui non mi fa vedere la differenza. Quindi, metti che io abbia fatto qualche grafica alla scatolina interna, lui non mi fa vedere nulla. Per far sì che si veda il risultato, io ho bisogno che siano aperti entrambi i file. Quindi vado ad aprirmi anche la fustella del vassoio. Un attimo. Vai, apri. Grafica custodie. Vassoio beast. Vassoio grafica devo aprire. Eccoci qua. Allora, aprendoli entrambi, infatti vedete che avevo fatto una grafica nera che in questo momento qua non si vedeva. Ok? Se invece vado a caricarla adesso, lui mi fa vedere la grafica. Allora, qual è il bello di questa cosa qua? Che
che io in tempo reale vedo cosa succede. Cioè, se io, facciamo un'ipotesi, decido di, per esempio, far diventare, lo carichiamo anche qui così si vede, se io decido in tempo reale di far sì che, per esempio, tutta la scatola interna sia nera, lui in tempo reale non mi fa vedere una mazza, perfetto così. Come al solito, quando si vogliono fare vedere le cose, non si riesce mai. No, semplicemente mi dice: guarda che mi devi aggiornare, o no, non me lo fa vedere. Cosa potrebbe essere legato? Lui ogni tanto fa fatica a far vedere questo passaggio. Proviamo a farlo vedere in questo modo qua. Vediamo un po' se riesce a scantarsi fuori. Ah no, forse ha ragione lui. Anche lui ha le sue ragioni. Ok, mi sta venendo il dubbio che lo stia caricando nel punto sbagliato. In questo momento non aggiorna questo, andiamo a vedere se è un problema legato alla finitura. Andiamo a fare un cambio di substrato, proviamo a dirgli bianco, perché a volte è legato a questo. Andiamo a dargli l'ok, lo ha aggiornato. Andiamo a lavorare qui, ma non lo fa vedere. Vabbè, però il video per adesso lo fermiamo qua, nel senso che forse non è il caso di prolungarlo oltre, perché questa è già una parte legata alla grafica. Lo risolverò nel prossimo video, nel senso che adesso ci ragiono un attimo, cerco di capire cos'è che non mi sta piacendo. Potrebbe anche essere semplicemente questione di riavviare il programma. Questo è quanto, un saluto. E ci vediamo al prossimo video.